Bentornati su Talk, siamo qui da Tempo e Gioia insieme a Gianluca. Buonasera a tutti. Oggi parliamo di un brand del quale non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai approfondito. Parliamo di Mule Glassut, ma come sempre, come dice Ale, ne parliamo dopo la sigla. Ok. Eccoci Gianluca, quindi presentaci questo Allora, marchio. brand secondo me, allora io ho incontrato 5 anni fa in Fiera Vicenza e mi è piaciuto tantissimo quel brand per proprio la caratteristica degli orologi, quindi il rapporto qualità-prezzo fantastico. Orologi sia come questa serie qui che potrebbe essere denominata la classica, quindi con un bel crono da 39 mm bicompass, per arrivare ad avere un Fasiluna proprio sul classicone, classici. Tu lo sai, quello lì è il mio preferito. Questo è quello che piace a te, lo so, ma piace anche a me. C'è anche in versione bianca che purtroppo questa sera non abbiamo. E poi abbiamo degli orologi da lavoro, che sono la serie SAR, che vengono prodotti per una parte della marina tedesca di salvataggio. Quindi sono orologi da lavoro molto particolari, non esageratamente grandi, però con un vetro molto spesso, un 4 mm di vetro, con il vetro antiriflesso, il datario all'interno, la lente ciclopica all'interno, ed è, per farvi capire, un 100 atmosfere questo orologio. Quindi una roba. Ora ne parliamo meglio perché Esatto. questo qui è speciale. Esatto. Quindi, quando nascono, come nascono e perché Allora, nascono nel nascono? 1869 questa azienda. E nascono come creatori di strumenti di imbarcazioni da marina. Poi succede che un armatore, dove loro praticamente stavano creando degli strumenti di bordo, gli dice: "Ma fammi degli orologi per l'equipaggio." Per favore. E quindi loro iniziano, trasformano un po' quello che e mettono il loro know-how nella costruzione di questi orologi che diventano un bellissimo brand affermato e poi, ripeto, con delle caratteristiche che difficilmente si incontrano in altri orologi. Hanno delle forme sicuramente particolari, mantengono diciamo anche lo stile Bauhaus un po' Sì, in realtà loro tedesco. sono posizionati a Glashütte, quindi questo paesino particolare dove ci sono altri vari competitor, diciamo Ci sono così. stato, diciamo da chi, se chi segue il canale lo sa, però. Il ragionamento da farsi è proprio questo, cioè sono strumenti, ecco, più che di orologi sono cominciano a essere degli strumenti, perché Watch. hanno delle caratteristiche che difficilmente si riscontrano in altri competitor e soprattutto sono tecnicamente molto molto validi. Chiaramente hanno di contropartita degli spessori magari un po' importanti, però attenzione, sono dati anche dal fatto di questo, adesso ti spiego, ti faccio vedere questo che ha il fondello Qui aperto. stiamo parlando del. Qui stiamo parlando del Teutonia Chrono, il racing, diciamo Diciamo quello così. più sportivo. Esatto, lo più sportivo. E dopo ti spiegherò, ti farò vedere, insomma, che all'interno hanno questa regolazione a collo di picchio che ha una micro regolazione laterale che serve proprio per arrivare ad avere la massima precisione nella regolazione dell'orologio. È una cosa, a mio avviso, che difficilmente si trovano su altri brand, insomma, in commercio. E soprattutto hanno anche un loro carico di manifattura, oltre ad avere la caratteristica di creare questa, diciamo, parte dell'orologio fondamentale per quanto riguarda la regolazione del tempo. Comunque loro leggevo sul sito che si dedicano molto sia alla cura dei dettagli, Assolutamente. quindi la regolazione di ogni calibro, anche la lavorazione e la decorazione di ogni singolo Allora, Rosario, elemento. ti dico una cosa, quando arrivano gli orologi che noi li ordiniamo per il cliente, comunque per averli in casa, vengono tutti passati sul cronoparatore e gli orologi fanno uno scatto, praticamente sono quasi COS, insomma, non sono la certificazione COS, però sono in realtà dei Quasi. COS a tutti gli effetti, insomma, perché la linea è proprio molto molto lineare, hanno degli scarti veramente molto molto bassi, con delle amplitudini esageratamente alte, quindi sotto il profilo di meccanica non c'è nessun tipo di problema, nel senso che cose particolari. Abbiamo anche lo stesso tipo di orologio, l'hanno fatto, questo è un acciaio, l'hanno fatto anche in titanio, aumentando chiaramente le dimensioni, ma rendendolo chiaramente molto più leggero, perché adesso non possiamo Vediamo farvelo sentire, però. se vengono a provarlo. Certo, se vengono qua glielo facciamo provare sicuramente, però la Si differenza è notevole, percepisce, si assolutamente sì, è percepisce. notevolissima. Nonostante sia un orologio più grande, un po' Beh. più, questo è un orologio un po' più da signorina, perché questo è proprio capisci? Da signorina fino a Sì, portata, insomma. probabilmente infatti è mio perché sono un po' signorina. Infatti quello che ti piace Bravo, questo, ti piace questo, quindi bravo.
Beh, sì, veste comunque bene, nonostante sia un po' più grande. Assolutamente, ti posso garantire che ce l'ho anch'io. Questo è molto, molto bello. E poi leggibilissimo, per uno che ha gli occhi da falco al contrario come me, ti posso garantire che non ha bisogno di avere gli occhiali per poterlo leggere. No, è vero. Comunque si percepisce anche particolarmente la differenza di peso. Sì, sì, sì. No, e questo qui noto innanzitutto che ha 50 atmosfere invece che 100. Insomma, è un altro orologio. È un altro orologio. Non hai il datario, sono due orologi differenti. Sono due orologi della stessa lì. Sì, più segnale, ma più segnale perché avvolge molto di più il polso e è molto meno importante come spessore rispetto a questo, che è molto più ampio. Infatti lo notavo. Chiude un po' di più il lag to lag, quindi accompagna di più, a differenza di questo che in realtà è proprio un orologio da lavoro. Cioè proprio quando sai il polso ti rendi conto che è qualcosa veramente di importante. Sì, guarda, allora la forma sicuramente si tratta di orologi che non copiano nessuno, sono loro. Mi piace, è sportivo, però quello lì, guarda, questo ha anche delle dimensioni più contenute, sì. Quindi in realtà è un altro orologio questo. Sì. Ah, lì si tratta di, forse guarda, lo spessore, come dici tu, sono orologi massicci, no? Come anche questo qui. Sì, però se io dovessi scegliere fra questi due, probabilmente andrei sul titanio, perché a me piacciono gli orologi un po' più sottili. A te al polso, quel crono lì, assolutamente, che a me onestamente non sta, a te sta perfetto. Assolutamente. Questo però stiamo parlando di completamente un altro tipo di spessore. Nel senso che qui abbiamo un discorso di fasi luna, vedi? E qui abbiamo proprio la cronografia. Questo è, secondo me, un orologio. Bisogna avere un po', insomma, il polso per poterlo Proviamolo, ma so già che non mi piacerà, perché a me piace, ma è un problema, cioè se essere l'Actulac non è manco tanto male. Però comunque si tratta di orologi che... Importanti. Importanti. Assolutamente, per dei polsi, cioè, non, implicano il fatto di... Questo è un orologio in realtà che... Questo è spazio. Questo è stato piccolo qua. Sì, sì, sì. Questo è veramente molto bello. No, questo è molto, molto sono molto belli. Poi chiaramente abbiamo delle altre linee che in questo momento non possiamo farvi vedere. Magari la prossima volta presenteremo degli altri modelli, perché fanno anche dei modelli in carbonio proprio per l'esercito, hanno delle linee di prodotti particolarissimi che non riscontro in nessun altro brand. Sì, è per quello che in realtà, secondo me, questo a me piace un sacco. Però se noi c'è un fattore principale, è la storia, è un ciclo che inizia in un punto e sta continuando verso... Beh, tieni presente che mi sembra sia la quarta, la quinta, la sesta generazione di famiglia. È un... Si percepisce è un'azienda con delle caratteristiche che, ripeto, hanno proprio la loro linea, che poi possa piacere o non possa piacere, questo è un altro discorso. Qui si tratta semplicemente di avere dei gusti. Ti faccio vedere anche questo, che è un orologio, secondo me, bellissimo. Cioè, nel senso che è un orologio fatto, lo presentano per la vela, quindi è in realtà un datario solo e old esterno, a differenza di averlo chiaramente con la finestrella. Come questo, no? Esatto. È la stessa linea esatto. Però questo in realtà ha il datario. Esatto. Finestrella invece, questo invece ce l'ha sulle onde esterno. No? Molto bello. Carino e soprattutto anche bello come colore. Cioè, mi ricorda molto la Grecia, no? Questo bianco. Mi ricorda molto... È un po' Mykonos. Esatto. Mi ricorda un po'... No, non mi ricorda la Germania. mi ricorda di più la Grecia. Tridimensionale. Rispetto a questo qui è un po'... Quattro livelli, direi. Sì, ci può stare. Su quattro livelli. È un... Chiaramente, mi permeava adesso dirti le caratteristiche, bisogna andare a... La memoria mi va. Però è... Quindi per cui, insomma, sono delle... Secondo me, delle macchine rispetto al rapporto qualità-prezzo validissime, perché qui stiamo parlando di un orologio che di stima è 1700 euro. Cioè. Ma per gli amici di Toc... Poi ne parliamo. Sì, devo dire, questi qui mi piacciono davvero tantissimo. Anche qui si tratta di orologi di nuovo massicci, ma che ci sta, soprattutto perché sono per la vela, quindi ideati per essere dei tour watch, dei orologi sportivi, dei orologi strumento, no? Assolutamente. Io ti dico, non sono un grande amante dei fondelli chiusi, a differenza di molti non sono grandi amanti dei fondelli aperti, chiaro. E quindi questa per me è una cosa che fa tanto. Il fatto tanto di carino. Far vedere la meccanica vuol dire in realtà non avere paura di nascondere nulla. Beh, le rifiniture, se tu le guardi, se dovete venirle a vedere dal vivo, vi faccio vedere con lentino che le rifiniture qua sono
di altissimo livello. Io cercherò di farle vedere in video, ma è un po' difficile, perché dipende delle immagini già fatte. Sì. Però hanno proprio questa caratteristica, sono unici, insomma, non c'è qualche cosa di similare rispetto al rapporto non dimenticandoci sempre quella che è la realtà del rapporto qualità-prezzo, perché poi in questo mondo non c'è limite, no? Quindi normale, possiamo anche fare noi, possiamo fare una cosa migliore, bisogna venderlo però. Perché farli, anche se farli tante volte non è facile, anche fare degli oggetti di questo genere qui c'è uno studio, non è così semplice come dirlo, insomma. Ma tornando a prima, anche la storia è una questione di tradizioni, di cultura familiare, assolutamente, che va avanti da 7-8 generazioni, cioè hanno sempre creato strumenti di navigazione. E poi adesso dirti quando non me lo ricordo, però hanno iniziato proprio a fare strumenti da polso, tenendo in considerazione proprio quelli che sono le loro caratteristiche, no? Cioè la precisione, la miglior rifinitura con un prezzo ribadisco, secondo me validissimo. Questo non è un aspetto da dimenticare, perché io la prima cosa che ho notato, mi ricordo la prima volta che l'hai fatti vedere, è stata anche la rifinitura delle casse. Assolutamente. E questa perfetta combinazione tra satinato e lucido. Ci sono tre lavorazioni sulla cassa del genere. Questa è tutta lucida, però la carbura è satinata. Non è una gli indici bruniti, che non è una cosa semplice, che fanno esattamente tutti uguali, perché ci sono delle caratteristiche inerenti al modello che tutto rispetto. Io onestamente percepisco, ora non siamo qui a fare la marchetta, però percepisco davvero un'attenzione al dettaglio, un'attenzione alla produzione di ogni singolo orologio, di ogni singolo modello. Poi, come dicevi tu giustamente, non ne abbiamo tutti davanti adesso, non si può perché ne ho parecchio, però pian piano sicuramente avremo modo di approfondirli. E, ti faccio una domanda. Mm-hmm. Hai tutti questi qui davanti, mm-hmm. Quale scegli? In assoluto? Vai, uno, ne puoi scegliere soltanto uno. Lui, quello che piace a te. Non lo so, sai, cioè io vado di lui, ormai inizialmente, capito quello. Dico, inizialmente io ero più sull'acciaio? No, ero perché questo orologio qui è stato il primo orologio che ho visto. Questo orologio qui è stato fatto in oro massiccio, è stato fatto ogni anno, hanno fatto una versione in bronzo, cioè un orologio iconico per loro, e quindi è sempre stato il mio, diciamo, preferito. Poi però hanno inventato questo, e come, diciamo, portabilità sicuramente un po' più grande, ma molto molto meno importante a livello di peso, alla chiusura in titanio, anche la chiusura in titanio. Inizialmente li facevano in acciaio, adesso ne hanno fatti in titanio. Il fatto di avere il cinturino in gomma implica il fatto inizialmente che quando, sai, abbiamo la dilatazione, devi in realtà correre ai ripari, non lo potevi fare con i primi modelli. Adesso cosa hanno fatto? Sulla clutch di chiusura hanno fatto due buchi di regolazione, quindi in realtà ne hai quattro, due, e quindi il cinturino ti va bene sia d'inverno che d'estate. Cosa che invece prima c'era questo tipo di problema. Però ecco, preferibilmente io amo questo, ma proprio per un discorso che lo vedo senza gli occhiali. No, però è molto ben leggibile. Certo. Questo è bellissimo, però è un orologio che io per leggere uso gli occhiali. Sì. Questo è un problema dell'anagrafe, questo è anagrafico. Il problema non c'è. Questo non c'è mai. Questo è un gioiello, questo assolutamente sì. Le rifiniture, le rifiniture delle fasi in una, sì, no, quello davanti lì. Non importa qui leggere, onestamente, la guardi al telefono. Ma anche questo, che è un orologio sportivo, se tu guardi le rifiniture all'interno del quadrante, troverai delle caratteristiche notevoli, cioè è chiaramente molto importante. Ma lì la ghiera è girevole? No, questa è una ghiera girevole e ti dà praticamente anche il passaggio di velocità, chiaramente con la cronografia, no? Quindi proprio questa è da corsa. Sì, sì. Infatti vedi che sembrano un po', i tasti sembrano un po' dei pistoni, sì. Le fasce dei pistoni. Del motore, queste simpatiche, no, simpatiche. Poi di questi qui notavo anche questa cosa mentre gli spiegavi un po', anche il cinturino, vedi il dettaglio, no? E sembra quasi una gomma di un'auto, a me ricordo questo, poi magari non so, ci sarà sì, un pneumatico, quasi il taglio del pneumatico, sì, sì. Quindi anche qui, cioè, bastava fare una cosa liscia, no? Si sono dovuti inventare le asse passanti per sostituire il cinturino, mm-hmm. Hanno due perni a mitte, cioè non è una roba proprio che fanno tutti, capisci? Mm-hmm. Con i pro e i contro, perché poi quando lo devi togliere, te lo hai lo strumento per tenerlo fermo, devi avere due pezzi a mitte dalle mani
che funziona restino fermo. Non fatelo a casa? No, assolutamente no. Venite qua, ma lo facciamo, non ho fatto la casa. No, cazzo, non fatelo perché rigate la cassa e poi dopo vi arrabbiate. Il fatto di avere la corona alle ore 5 in realtà porta via anche un po' quello che è l'importanza di vendere al posto. Andare chiaramente esposta, a differenza di questo che è la corona centrale, alle 3 chiaramente un po' ti implica, te lo fa diventare chiaramente un po' più grande. Il fatto di decentrare la corona di carica alle ore 5 porta poi il fatto a essere più portabile, nonostante sia un 100 atmosfere. Questo 1000 metri. Il vetro è bello spesso. Sì, 4 mm, questo lavoro è negativo perché chiaramente è quadrante, sì. E quello invece è classico. No, comunque è molto molto... E poi hanno le loro, diciamo, le loro Carrure, che sono queste casse in particolare. Sono degli orologi che veramente vanno visti, assolutamente vanno presi in considerazione. O possono, o piace o non piace. Hanno una tantissima, una gamma talmente grande che fa sì che comunque magari trovi l'orologio che ti piace. Noi questo lo diciamo sempre, è una cosa che quasi pretendiamo. Da chi ci serve da casa, bisogna provarli sempre in corso, anche perché qui si tratta di orologi importanti. Assolutamente. E magari, sai, può piacere questo qui in foto, poi non sta bene, come può piacere questo qui, è stato un po' piccolo, no? Bisogna non venire qui. No, qua no. Non per forza. No, non per forza. Se vengono gli dispieghiamo. Se invece non vogliono dare un altro posto, non c'è nessun problema. Il caffè ce l'abbiamo sempre, non è un problema. No, però ve li spieghiamo, sì, noi un po' per quello che possono essere spiegati per le caratteristiche che hanno. Insomma, sono degli orologi molto, molto, molto particolari, sì. A mio avviso. Poi... Secondo me sì, sono particolari, ma comunque mantengono una semplicità, una linea molto, alla fine molto versatile, perché questo qui lo puoi mettere sempre come questo, come questo qui, cioè anzi, forse questo qui è... Questo è un orologio che tu puoi utilizzare per, sì, andare, per andare a sposarti, per sposare questo. Esatto. Cioè, quando vuoi sposarti magari te lo presto. Esatto. Mandiamo. Dici, beh, magari uso l'orologio, ma magari non mi sposo. Esatto. Allora, quindi tu hai scelto il tuo, io ho scelto il mio, adesso ce ne andiamo con questi qui al polso. Assolutamente sì, anche io ho forse questo. Allora, spero che questa puntata vi sia piaciuta, questa chiacchierata, in realtà questa presentazione. Sì, di questo... non è in realtà una chiacchierata. Cioè, esatto. Come potremmo fare quando in realtà lo facciamo anche con la luce spenta. Il concetto è questo qui, no? Esatto. Chiacchierare, parlare un po'. È talmente bello questo mondo. Secondo me è da discutere, insomma, da raccontare le vicissitudini degli orologi che in realtà nascono per essere poi a servizio dell'uomo. Questa è la cosa. Che ormai lo sappiamo, il cellulare fa tutto. Assolutamente sì. Segna però, se... molto preciso, non bisogna regolarlo. Precisissimo. Però un conto è per l'orologio al polso, un conto... Sì, qui mi capita, io dico la verità. Io per esempio adesso ho qualcosa che... Non so chi nei commenti capisce cosa, è difficile, lo so che è difficile, però è un po' strano. Sì, ma di questi qui ne parleremo. Po', ma sì, sì. E perché dico di questi? Chissà perché dico di questi. Stai un po', vago. Ce n'è tanti. Stai un po' vago. Parleremo di questi, come parleremo sicuramente di nuovo di Mule, perché sì, qualcuno mi piacerebbe approfondirlo, magari una bella recensione dettagliata. E quindi, Gianluca, che dire? Avevo un altro orologio, secondo me, molto tecnico, un GMT, ma è stato venduto. Faremo una recensione quando mi arriverà un'altra volta. Effettivamente, però, era settimana fa. Sì, sì. È andato meglio. È stato, no? Assolutamente. Vediamo, è la fortuna. Un po' vediamo. Vorrei vedere di più, però. Comunque, quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti quale di questi qui avreste scelto voi, qual è il Mule che preferite. Se riuscite a capire cosa ho al polso, io vi dico che è un po' difficile. Ditemi anche questo. Però si può fare. E ci vediamo in un prossimo video qui su Talk, magari qui da Tempo e Gioia con Gianluca, no? E parliamo di qualcos'altro, o ancora di Mule. Ciao ragazzi. A voi. Ciao.